Salve, questo è il quarto video sulla natura della luce, quindi il quarto capitolo di questa specie di saga, e in questo capitolo voglio affrontare il fenomeno dell'interferenza luminosa con riferimento alla teoria che ci sta dietro, il principio che ci sta dietro, e alcuni esperimenti cruciali che ho già accennato in alcuni episodi precedenti. In particolare, voglio affrontare qui l'esperimento della doppia fenditura di Young, che ho già diciamo descritto al tempo del capitolo sulla natura ondulatoria della luce, che mostra appunto l'evidenza della natura ondulatoria tramite la figura di interferenza che si crea appunto per due fasci luminosi che passano tramite due fenditure. Poi parlerò dell'interferometro di Michelson, che è stato impiegato appunto da Michelson e Morley a fine 800 per fornire una prova, un'evidenza della non esistenza dell'etere luminifero, che era questo fantomatico mezzo che doveva propagare le onde elettromagnetiche. In effetti si può dire più precisamente che l'esperimento di Michelson e Morley fornì un'evidenza della non esistenza di un vento d'etere, quindi un'evidenza del fatto che non c'è un movimento relativo della Terra rispetto a questo etere. Poi dirò qualcosa circa l'uso astronomico, astrofisico, dell'interferometria, e a questo proposito parlerò degli interferometri che vengono impiegati per rivelare le onde gravitazionali. Dirò qualcosa a proposito di come sono fatti questi interferometri, sono molto particolari, ma non entrerò granché nel fenomeno delle onde gravitazionali, perché non è lo scopo di questo video, e dirò anche qualcosa a proposito della interferometria a scopi astrofisici per osservare il disco delle stelle lontane, quindi la luce che proviene dalle stelle viene ricostruita tramite tecniche appunto interferometriche per addirittura ricostruire la forma del disco stellare, una cosa non da poco. E infine parlerò di un'applicazione pratica che però è valsa addirittura al premio Nobel a colui che la scoprì, che è l'olografia, che è una tecnica interferometrica, anche questa, che consente di costruire l'immagine tridimensionale di un oggetto su una lastra fotografica, sfruttando appunto l'interferenza tra raggi luminosi. Ora, il fatto che si verifichi un'interferenza tra fasci luminosi diversi è dovuta alla natura ondulatoria della luce, quindi la luce è un'onda elettromagnetica che possiede un'ampiezza e una fase. L'ampiezza è, se vogliamo rappresentarla in forma di vettori, è il modulo del vettore. La fase invece è l'angolo che questo vettore forma con una certa direzione. Quindi la fase è legata alla distanza che la luce percorre e è legata alla fase dell'onda elettromagnetica corrispondente. Quindi onde che propagano su percorsi diversi o che compiono distanze diverse e che poi si ricombinano, quindi si sovrappongono su uno schermo, possiederanno fasi diverse e la loro interferenza crea una figura appunto interferenza che mostra bande chiare scure. Quindi il principio è abbastanza semplice, è quello di una sovrapposizione lineare di onde che dà origine appunto a delle variazioni periodiche nell'intensità luminosa. Questo appunto, come dicevo, è stato già, diciamo così, è alla base di alcuni principi fisici come la diffrazione, che era stata già osservata da Fresnel, e prima ancora da Grimaldi, poi c'è il fenomeno appunto dell'interferenza di Young, e quindi sono tutti questi fenomeni sono spiegabili in questo semplice modo. Bisogna dire ancora un paio di cose prima di passare magari al formalismo matematico e poi agli esperimenti. Una condizione necessaria affinché si verifichi l'interferenza è che si impieghi una luce coerente. La coerenza della luce è una proprietà che andrebbe descritta in maniera un po' più rigorosa, ma io qua la dirò in maniera molto, come dire, semplificata. E quindi la condizione di coerenza è che la differenza di fase tra due onde, diciamo così, si mantenga sufficientemente, come dire, regolare su una certa distanza. Quindi la coerenza è legata alla natura puramente oscillatoria, puramente ondulatoria della luce, che è associata appunto alle onde piane, che sono funzioni esprimibili in termini di seno e coseno. Quindi, fin tanto che questa coerenza di fase si mantiene, è possibile far interferire in modo appunto coerente due onde luminose e creare questo pattern di interferenza. Se la distanza tra i cammini ottici, quindi tra le distanze percorse tra i due
diversi raggi luminosi è molto superiore alla lunghezza di coerenza, le onde stesse diventano incoerenti, quindi la loro sovrapposizione non è più indicativa della distanza, diciamo della differenza di campo ottico, ma diventa random e quindi il pattern di interferenza si confonde, non si verifica più. Adesso passiamo un attimo alla trattazione matematica che è alla base di tutti i fenomeni di interferenza. Quindi di volta in volta quello che cambierà sarà come si realizza la differenza di cammino ottico tra raggi diversi, però il principio dell'interferenza è sempre lo stesso. Quindi per farlo adoperiamo questa notazione. Allora, le onde elettromagnetiche, quindi i raggi luminosi, sono associati, come dicevo, a oscillazioni che hanno una certa ampiezza e una certa frequenza. Consideriamo sempre interferenze tra due raggi luminosi, quindi avremo l'associato campo elettrico di queste onde indicato con E1 e E2 per diversi raggi, funzione di x, funzione della distanza. Poi più avanti vedremo che può essere anche funzione di due direzioni, x e y, nel caso in cui l'immagine che si ricostruisce avrà una forma spaziale bidimensionale. Ma comunque per ora supponiamo che dipenda solo da x, e quindi ciascuno dei due campi si può scrivere come la propria ampiezza, modulo E1, per una fase, e alla i phi per x, phi sarà la fase, funzione della distanza. E lo stesso per E2, modulo di E2 per e alla y di x, quindi chiamiamo le fasi in modo diverso. L'intensità della luce è sostanzialmente la potenza della luce totale che incide su una lastra, su uno schermo, per unità di superficie, quindi l'intensità determina anche quanto è luminosa diciamo, l'immagine che si crea su questo schermo, su questa lastra, ed è data dal modulo quadro della somma. Qui non l'ho scritto, ma è data, ah sì, l'ho scritto qua in alto: modulo di E1 più E2 il tutto al quadrato. Quindi, se noi sostituiamo queste forme matematiche per E1 e E2, vediamo che c'è un termine che è semplicemente uguale alla somma dei moduli al quadrato, più un termine che però coinvolge questa espressione mista, E1 per E2 star più E1 star E2. Star rappresenta la coniugazione di carica, scusate, il complesso coniugato. Quindi abbiamo un termine che coinvolge, evidentemente queste sono quantità complesse perché hanno una fase, con E alla I phi, è la notazione complessa. Quindi il loro prodotto si può scrivere in termini del campo originale e del campo coniugato. Esplicitamente, dopo aver usato questa particolare espressione, e per semplicità, assumendo che le intensità, quindi le ampiezze delle onde siano uguali, quindi ponendo modulo di E1 uguale modulo di E2 uguale 0, per semplicità, si vede che l'intensità totale è uguale a 2 per E0 quadro, che moltiplica 1 più coseno di phi di x meno psi di x. Quindi qui è scritta in maniera semplificata diciamo per sintesi, per essere più sintetici. In generale bisognerebbe conservare E1 al quadrato e E2 al quadrato, però il concetto è lo stesso, c'è un termine costante più un termine che dipende dalla differenza di fase tra le due onde. Ed è qui che sta tutta il succo della questione. Quindi, una singola onda, di una singola onda non si può conoscere la fase, perché la fase non è osservabile. Ma quando abbiamo due onde, la loro sovrapposizione lineare co comporta un termine appunto che dipende dalla differenza di fase. Quindi questo permette di ricondurre, o meglio, di ricostruire la differenza di percorso, diciamo, del cammino ottico percorso dai due raggi luminosi. Quindi, come prima applicazione, diciamo, del fenomeno dell'interferenza, consideriamo l'esperimento della doppia fenditura di Young, che consisteva appunto nel creare questa figura di interferenza su uno schermo dopo che una sorgente luminosa veniva fatta passare attraverso due fenditure, da cui il nome dell'esperimento. L'idea era quella di verificare, in un certo senso, dimostrare il principio di Huygens, che consisteva nella creazione di fronti d'onda sferici lungo il cammino di propagazione della luce. E quindi sostanzialmente ciascuna delle due fenditure nell'esperimento si comportava come una sorgente di onde sferiche. Ora qui vi mostro un po' schematicamente, sperando che l'immagine non saturi completamente, e tra l'altro mi chiedo scusa in anticipo per il segno un po' sbiadito di questo disegno, ma il pennarello ormai mi ha abbandonato del tutto, quindi non ne farò uso in seguito, questa è l'ultima volta.
Comunque, qui è illustrato schematicamente il concetto dell'esperimento, non in maniera realistica. In effetti, le distanze, le dimensioni sono state un po' enfatizzate per massimizzare il disegno, diciamo così, l'immagine geometrica che voglio mostrarvi. Dovete immaginare che la sorgente luminosa si trovi da questa parte, a una distanza sufficiente, è una sorgente di onde sferiche. Quando raggiunge questo schermo, su cui sono state incise due fenditure parallele, ciascuna di esse si comporta ancora come una sorgente di onde sferiche, le quali si propagano e raggiungono un altro schermo che si trova a una distanza sufficientemente grande. Come dicevo, qui ho enfatizzato per esempio la distanza tra le due fessure, che chiamiamo D, rispetto alla distanza tra questi due schermi, che dovrebbe essere molto maggiore di D. Ma qui l'ho fatto per rappresentare più. Esprimiamo più chiaramente il principio. Immaginiamo quindi due raggi luminosi che raggiungono un certo punto nella lastra, scusate, sullo schermo, diciamo qua. Uno lo raggiungerà in maniera in linea retta e l'altro con una certa angolazione dovuta alla differenza, alla distanza tra esse, la distanza verticale. Questo comporta che c'è un certo angolo teta tra i due raggi che raggiungono la lastra in questo punto. Quindi si può calcolare geometricamente la differenza di cammino ottico percorso tra i due raggi luminosi, quello superiore e quello inferiore, che si trova geometricamente semplicemente disegnando questo triangolo e tracciando la perpendicolare tra questo punto a quest'altro l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo e calcolando quanto vale questo segmento qua, che è la distanza, diciamo, la differenza di cammino ottico. E si vede geometricamente, è semplice, che questo vale D per seno di teta. Quindi, sostanzialmente, spostandosi verticalmente sullo schermo, si incontrano punti dove abbiamo diversa differenza di cammino ottico. Nel centro, idealmente, la differenza di cammino ottico è 0, perché i due raggi arrivano con la stessa inclinazione. Si osserva, poi vi mostrerò un'immagine in cui questo esperimento, questo setup, viene illustrato in maniera più chiara che più realistica, che l'immagine che si ottiene dall'interferenza di questi due raggi è costituita da bande chiare scure alternate e in particolare l'interferenza costruttiva, quindi la banda chiara che corrisponde a sovrapposizione di massimi di ampiezza dell'onda, si verifica quando la differenza di cammino ottico, questo d sen teta, è un multiplo intero della lunghezza d'onda lambda della luce. Quindi quando d sen teta è uguale a n lambda, dove n è un numero intero. Invece l'interferenza distruttiva si verifica, cioè le bande scure di luminosità, si verifica quando questa differenza di cammino ottico è un multiplo semintero della lunghezza d'onda. Quindi d sen teta è uguale a n mezzi lambda, quindi n mezzi è un numero frazionario, una frazione. E questo comporta che ci siano una serie di bande verticali equispaziate. E quindi vediamo questa immagine, che per quanto sia ancora schematica è un po' più realistica, una rappresentazione più realistica dell'esperimento, dove vediamo che abbiamo una sorgente luminosa qui sulla sinistra, la quale luce passa attraverso una fessura tagliata su uno schermo che genera un'onda sferica, la quale raggiunge poi questo schermo su cui sono incise due fessure orizzontali parallele, le quali a loro volta sono sorgenti di onde sferiche, le quali poi si propagano e raggiungono uno schermo. La sovrapposizione tra i fronti d'onda sferici genera poi una figura di interferenza su questo schermo che presenta queste bande chiare scure alternate. E in quest'altra immagine che è vista per trasverso, quindi in una sezione trasversa, preillustra lo stesso principio e in particolare mostra come la sovrapposizione di questi diversi fronti d'onda sferici si verifica per certi angoli particolari che abbiamo individuato prima e la differenza di cammino ottico tra i vari raggi, in corrispondenza di diversi angoli, corrisponde appunto a diverse, bande chiare e scure, appunto alternate verticalmente. Passiamo adesso all'interferometria di tipo Michelson, in cui appunto, diciamo, entra in gioco. Quando si cerca di far interferire due raggi luminosi per misurare mi minuscole variazioni di cammino ottico. L'interferometro si dice di tipo Michelson perché fu inventato, diciamo, realizzato appunto da Michelson e la sua applicazione più famosa è quella dell'esperimento di Michelson e Morley, che quindi vede coinvolto anche Morley, che era questo collega,
che a quanto mi sembra di aver letto entra in gioco perché, diciamo, entra in causa perché diede disponibilità a Michelson del suo laboratorio, addirittura forse del suo seminterrato, in cui realizzarono l'esperimento. Quindi globalmente, diciamo, fu opera di questi due scienziati. Comunque, l'interferometro di Michelson consiste in un setup che coinvolge due cammini di propagazione perpendicolari di uguale lunghezza e minime variazioni nelle due lunghezze perpendicolari, nei due bracci perpendicolari, causano una figura di interferenza su uno schermo su cui questi due raggi luminosi si vanno a sovrapporre. L'applicazione all'esperimento di Michelson e Morley l'ho già citata, diciamo, nel video precedente dove parlavo di relatività ristretta, ma qui lo ripeto. Appunto, l'applicazione consisteva nel verificare se esistesse un moto relativo della Terra rispetto al sistema di riferimento privilegiato che è quello dell'etere, in cui si supponeva che la luce si propagasse con la sua velocità, che è quella che noi conosciamo. Ovviamente, diciamo che l'esperimento di per sé non era volto a smentire o a confermare una teoria, ma era solamente volto a verificarla. Alla fine, l'esito degli esperimenti mostrò che non c'era un evidente moto relativo della Terra rispetto all'etere, moto relativo che si identificava col moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, che è quello che possiede la massima velocità, la più grande velocità, che è 30 km al secondo, invece del moto semplicemente di rotazione della Terra sul suo asse, che ha una velocità molto più limitata. Comunque, l'esperimento di Michelson è interessante anche solo per come concepito. Infatti, per questo esperimento ho recuperato l'articolo originale che vi mostrerò proprio per darvi anche un'illustrazione di come questo setup era costruito e degli accorgimenti che i due autori utilizzarono, impiegarono per massimizzare l'effetto e quindi per rendere più visibile questo fenomeno, qualora ci fosse stato. Quindi, siccome l'esperimento di Michelson e Morley è di importanza storica, oltre che scientifica, ho pensato di mostrarvi l'articolo originale che si trova gratuitamente su internet, potete scaricarlo e anzi lascerò il link a questo articolo e agli altri che vi mostrerò qua così che possiate dargli un'occhiata. Nella prima parte l'articolo discute il fenomeno dell'aberrazione della luce proveniente dalle stelle che si manifesta come una deviazione della posizione delle stelle nel cielo da quella che è la loro posizione reale. Ed è dovuta al moto relativo della Terra rispetto alle stelle, che è dovuta al moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Qui si discute l'ipotesi, diciamo così, che era stata avanzata, per cui la composizione delle velocità, quindi la velocità della luce e la velocità della Terra rispetto alle stelle, comportasse questo fenomeno, ma si discute anche il fatto che se questo fosse dovuto appunto alla velocità della luce, che si propaga evidentemente con velocità diversa in mezzi diversi, se noi impiegassimo un telescopio riempito d'acqua anziché riempito d'aria, quindi vuoto, osserveremo un effetto diverso perché la luce si propaga con velocità diversa nell'acqua, cosa che invece non si verifica nella realtà. Ora io non ho approfondito il fenomeno dell'aberrazione per capire perché questa obiezione fosse sensata o meno, ma il principio, diciamo, è più di carattere geometrico, cioè il fatto che la luce non arrivi a noi dalle stelle in direzione perpendicolare, ma con un piccolo angolo di inclinazione, dovuto appunto al fatto che noi ci muoviamo rispetto alle stelle con una certa velocità, comporta che esiste, cioè, diciamo, le stelle ci appaiono sotto un certo angolo, che è diverso, diciamo, in una posizione leggermente diversa da quella reale. Tuttavia, diciamo che questo era un argomento con cui iniziare, diciamo, per una motivazione ulteriore per effettuare questo esperimento. Dopodiché si passa alla descrizione del principio che sta alla base di questo interferometro, che è un interferometro a bracci uguali perpendicolari. Quindi ci sono due direzioni di propagazione della luce perpendicolari che vengono percorse da un raggio luminoso emesso da una sorgente monocromatica, che in questo caso era una lampada ai vapori di sodio, se non sbaglio, che emette luce gialla. Quindi questa luce veniva inviata su un vetro semitrasparente che chiamiamo beam splitter, che divide il raggio in due. Uno si propaga in direzione perpendicolare, quindi viene riflesso e raggiunge uno specchio, in questo caso posto in C, nella posizione C. Un altro invece passa attraverso,
raggiunge un altro specchio posto in B. Dopodiché ciascuno dei due raggi torna indietro e si ricompongono, questi due raggi riattraversano il beam splitter e si ricompongono su uno schermo che sarà posto in A. La differenza di cammino ottico tra i due raggi, sia in una direzione sia nell'altra, comporterà una figura di interferenza sullo schermo. Ci sono due componenti, due contributi alla differenza di cammino ottico, uno in direzione trasversale e uno in direzione longitudinale, che si calcolano in maniera leggermente diversa. Infatti, gli autori calcolano questi due contributi, che sono entrambi funzione di V su C, qui indicato V piccolo la velocità della Terra nel suo moto di rivoluzione, V grande sarebbe la velocità della luce, che noi di solito indichiamo con C. Si vede che entrambi i contributi, per quanto siano in forma leggermente diversa, sono proporzionali a V su C al quadrato, quindi velocità della Terra intorno al Sole diviso velocità della luce al quadrato. La velocità della Terra, il moto di rivoluzione della Terra è 30 km al secondo, la velocità della luce è 300.000 km al secondo, quindi V su C al quadrato è dell'ordine 10 alla meno 8, che è molto piccolo. Quindi per poter osservare un'interferenza tramite la loro tecnologia, che al tempo era non molto avanzata, bisognava massimizzare la lunghezza di questi bracci, o perlomeno del cammino percorso dalla luce in questi due bracci. E Michelson e Morley ottennero questo effetto moltiplicando, diciamo così, creando multiple riflessioni in questi due bracci perpendicolari in modo da moltiplicare la distanza totale percorsa di un fattore 10. Ma quindi vediamo come era fatto questo setup sperimentale. Allora, il banco ottico, che quindi consiste negli specchi, i beam splitter e la sorgente luminosa impiegata, era montato su un grosso blocco di pietra, molto pesante, molto spesso, per dare stabilità all'apparato, in quanto non potevano concedersi alcuna vibrazione, in quanto qualsiasi vibrazione avrebbe comportato un rumore nelle misure che avrebbe cancellato l'eventuale differenza di fase. Dopodiché il tutto doveva essere montato su un supporto girevole, perché volevano osservare l'effetto in direzioni diverse, quindi orientando l'esperimento in modo diverso rispetto alla rotazione della Terra, quindi al moto di rivoluzione della Terra. E per fare ciò il tutto era montato su un contenitore circolare che conteneva una certa quantità di mercurio che sosteneva il peso del blocco, in modo tale che il blocco poteva ruotare agevolmente su questo supporto, e allo stesso tempo era schermato dalle vibrazioni, in modo tale che fosse molto più sensibile. Dopodiché si può illustrare in maniera un po' più schematica come era fatto questo setup. Una sorgente luminosa veniva inviata su un primo beam splitter, che quindi divideva il fascio in due bracci, diciamo, perpendicolari, ciascuno dei quali poi veniva riflesso da uno specchio, però diciamo, gli specchi erano orientati in modo tale da far percorrere alla luce molti cammini in ciascuna delle due direzioni, in modo da amplificare la lunghezza totale percorsa. Dopodiché, diciamo, con degli accorgimenti particolari, in modo da compensare le varie differenze di cammino ottico a causa delle angolazioni dei vari specchi, questi specchi andavano, cioè questi raggi luminosi alla fine si andavano a ricomporre su uno schermo e con tutto ciò riuscivano a ottenere una maggiore accuratezza, diciamo, nella misura delle varie fasi. E gli esperimenti vennero compiuti ruotando molto lentamente tutto l'apparato e osservando la differenza di cammino ottico che si manifestava in una fase e nelle varie fasi di rotazione, che dovevano mostrare quindi la diversa inclinazione, il diverso orientamento di questi bracci rispetto alla direzione di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Confrontarono la misura ottenuta con quella teoricamente predetta, diciamo, dalla teoria, e osservarono che c'era una grande differenza. In particolare, i risultati che ottennero erano compatibili con lo zero, quindi non si osservava alcuna diciamo, evidente differenza di fase, il che suggeriva che non c'era nessun moto relativo della Terra rispetto a questo sistema di riferimento privilegiato che era l'etere. Qui vengono riportate anche le tabelle con i vari osservazioni sperimentali che sono state compiute in diversi periodi dell'anno, quindi ci sono diverse date,
corrispondente alle diverse inclinazioni, diciamo, diversi orientamenti dell'apparato. La conclusione degli autori non è tanto quello di, diciamo, di confutare l'esistenza di questo etere luminifero, quanto quello di dire che il loro esperimento non ha fornito alcuna evidenza dell'esistenza di questo moto relativo, ma suggeriscono che magari con una migliore accuratezza e ripetendo l'esperimento in diversi luoghi, come poi è stato effettivamente realizzato, si sarebbe osservato qualcosa. Tuttavia, a quanto ne sappiamo, nessun esperimento condotto in altre circostanze e anche con migliore accuratezza ha mai mostrato l'evidenza di questo moto relativo, il che suggerisce che effettivamente non esiste nessun etere luminifero. Quindi, come vi ho detto, altre applicazioni dell'interferometria nella maniera di Michelson sono quella della rivelazione o rilevazione delle onde gravitazionali, che è stata compiuta per la prima volta nel 2015. Da allora ha dato altri risultati, diciamo tutti confermati, dell'esistenza di queste onde gravitazionali. Gli interferometri che sono stati impiegati per questa applicazione sono del tipo Michelson, quindi sono interferometri a bracci perpendicolari di uguale lunghezza, solo che a differenza dell'esperimento di fine 800, questi interferometri hanno bracci di lunghezza chilometrica. Se ne sono tre al momento, cioè ce ne sono due negli Stati Uniti, che si chiamano LIGO, e sono posti in due diverse regioni degli Stati Uniti, una a nord, sulla costa, mi sembra, pacifica, e uno a sud, vicino al Golfo del Messico, a una distanza di 3.000 km l'uno dall'altro, e questo ha lo scopo di fornire una specie di differenza, appunto, che lì una specie di distanza geometrica tra i due, in modo tale che dal confronto tra i segnali rilevati dai due interferometri sia possibile individuare la direzione da cui proviene il segnale, cosa che non si può fare con un singolo dispositivo. Il terzo si trova in Italia, vicino a Cascina, che si chiama Virgo. E al momento in cui è stato rilevato il primo segnale di onde gravitazionali, Virgo non era in funzione perché era in corso un upgrade, quindi non ha potuto contribuire direttamente alla rilevazione del segnale, ma ha contribuito con l'analisi dei dati, con supporto, diciamo, scientifico. Comunque, l'interferometria realizzata in questo modo consiste nella misurazione, nella variazione di lunghezza dei due bracci lungo cui si propaga la luce, due bracci perpendicolari di lunghezza chilometrica, dovuta alla contrazione e alla dilatazione dello spazio stesso, in seguito al passaggio di un'onda gravitazionale. Quindi si tratta di variazioni nella lunghezza infinitesime, si parla proprio di distanze minuscole, che sono frazioni addirittura delle dimensioni di un protone o di un nucleo atomico, quindi sono distanze minuscole. E quindi di nuovo per amplificare l'effetto bisogna allungare notevolmente la distanza percorsa, quindi facendo percorrere ai raggi luminosi, che sono fasci laser, molte riflessioni all'interno di questi bracci di per sé già molto lunghi. E alla fine di nuovo la figura di interferenza si osserva su uno schermo dove i due raggi luminosi si ricombinano. E questo ha dato appunto conferma dell'esistenza delle onde gravitazionali nel 2015, a seguito, diciamo, di un evento che è stato ricondotta alla fusione, al merging di due buchi neri. Vi mostrerò l'articolo e vi discuterò un pochino sia l'apparato sperimentale, ma molto brevemente, e i risultati. L'altra applicazione invece è quella l'interferometria a scopo astronomico per raccogliere la luce delle stelle e per analizzarla, quindi per dedurre delle informazioni sulla luce proveniente dalle stelle, che ha permesso addirittura di ricostruire il disco stellare di una supergigante che si trova a distanza di centinaia di anni luce. Mi sembra che fosse la stella Antares. E anche di questa vi mostrerò un'immagine, ma non discuterò le tecniche, diciamo, che stanno dietro quest'altra tecnologia, quest'altra applicazione. Dell'interferometria per rilevare o rivelare le onde gravitazionali, vi mostro prima un'immagine dall'alto, un'immagine aerea di questi interferometri che, come vedete, sembrano semplicemente delle squadre, quindi due tratti rettilinei molto lunghi, di diversi chilometri, con un centro che si trova appunto nell'intersezione di questi due raggi dove avviene la rilevazione del segnale. Ce ne sono due negli Stati Uniti, questi sono gli interferometri LIGO che si trovano a distanza di 3.000 km sul territorio degli Stati Uniti. Quest'altro invece è interferometro Virgo che si trova a Cascina nella campagna fuori Pisa.
ha le stesse dimensioni, è lo stesso principio, solo che magari potete notare che il paesaggio in cui si trova, diciamo così, quest'altro interferometro è un pochino più bucolico perché è in mezzo ai campi coltivati, mentre invece l'interferometro di LIGO è nel deserto, quindi penso che l'ambiente sia un po' meno piacevole. Dopodiché vi mostro anche l'articolo del 2015 o 2016 in cui si riportava la prima osservazione di onde gravitazionali dalla fusione di due buchi neri. Vi voglio mostrare alcune cose caratteristiche di questo articolo. Prima di tutto è un Physical Review Letter, che tipicamente sono articoli brevi, 4-5 pagine, forse 6, mentre invece questo è globalmente di 16 pagine, ma il testo vero e proprio è qualcosa come 8 pagine. In verità le altre pagine sono coperte dall'elenco degli autori, la lista totale degli autori che hanno contribuito a questo lavoro e alle loro affiliazioni, cioè gli istituti a cui appartengono. Vi mostrerò alla fine, ci sono qualcosa come 3 pagine di autori e 2 pagine di affiliazioni. Quindi questo dà l'idea di quanto è stata grande la collaborazione internazionale che ha dato origine a questo lavoro. Dopodiché l'autore principale è Abbott che compare qui. Di questo lavoro vi mostro solo alcune immagini. Allora, queste sono le immagini dei segnali che sono stati rilevati o rivelati, che avrete visto perché c'è stata anche la conferenza stampa, c'è stato molto hype dietro questa scoperta, diciamo, è una scoperta di importanza, diciamo, storica, grandiosa. C'è il confronto tra i segnali, rilevati nei due diversi siti negli Stati Uniti. Questo è il segnale che mostra l'aumento della frequenza, alla fine si assisteva a una specie di chirping, quindi un aumento della frequenza verso la fine. Qui c'è la spiegazione in termini di merging, quindi fusione dei buchi neri, che mostra come effettivamente la frequenza del segnale aumenti verso la fine per poi interrompersi quando i buchi neri si sono fusi completamente, si sono uniti completamente. Dopodiché c'è una rappresentazione schematica del dispositivo, quindi l'interferometro di Michelson, che come avete già avuto modo di vedere, è costituito da due bracci perpendicolari e rettilinei di lunghezza 4 km ciascuno. Però la luce, quindi il fascio laser, si propaga multiple volte, numerose volte, in ciascuno dei due bracci per aumentare ulteriormente la lunghezza percorsa. Dopodiché c'è un'analisi statistica compiuta su questi risultati per escludere l'eventuale diciamo, effetto random, quindi il rumore. E infine c'è la stima sulle masse dei buchi neri iniziali che si sono fusi, che erano 36 e 29 masse solari, e la massa del buco nero finale, che era 62 masse solari. Il che significa che 3 masse solari sono state convertite in energia che ha dato origine appunto a queste onde gravitazionali. E quindi, giusto per curiosità, come vi ho detto, vi mostro l'elenco degli autori per darvi l'idea di quanti sono centinaia. Il primo autore è Abbott, che compariva appunto sotto il titolo, vicino al titolo, dopodiché ce ne sono, guardate quanti, ci sono, se non ricordo male, 3 intere pagine di autori. Che sono praticamente costituiscono tutto il team di LIGO, di Virgo e di anche altri istituti che hanno contribuito a questa analisi dei dati e alla realizzazione di questo esperimento. E poi ci sono i vari istituti che hanno contribuito, quindi ci sono tutte le affiliazioni dei vari autori, che come vedete prendono un'altra pagina, un altro paio di pagine. Quindi questo vi dà, come dicevo, l'idea di quanto è stata grande questa collaborazione. Quindi veniamo all'ultima applicazione che voglio proporvi, che è un'applicazione di tipo più pratico, nonostante la sua introduzione, la sua invenzione valse addirittura il premio Nobel a colui che la scoprì, anche perché ha anche delle applicazioni scientifiche, veramente, effettivamente, quindi è una tecnica particolarmente importante. La tecnica è quella dell'olografia, che è diciamo, una tecnica ottica che permette di ricostruire l'immagine tridimensionale di un oggetto. Quindi di registrare le informazioni sulla struttura tridimensionale, sulla forma tridimensionale di un oggetto. E il nome, per vostra curiosità, olografia viene dal greco che significa visione d'insieme, o immagine d'insieme, descrizione d'insieme. Quindi l'olografia è una tecnica che sfrutta di nuovo l'interferenza, in particolare la divisione di ampiezza. Quindi un singolo fascio luminoso viene diviso in due fasci con diversa ampiezza, con diversa intensità, uno dei quali viene mandato sull'oggetto che si vuole fotografare, e
e l'altro invece viene detto fascio di riferimento, che viene inviato direttamente sulla pellicola fotografica, sulla lastra fotografica. Il fascio che viene inviato sull'oggetto deve essere molto più intenso del fascio di riferimento, in quanto l'oggetto poi diffonderà la luce, non la rifletterà come uno specchio, e quindi molta della sua intensità, della sua ampiezza viene diffusa via, quindi solo una parte raggiunge la lastra fotografica. L'altro fascio invece raggiunge, appunto, come ho detto, direttamente la lastra fotografica, e dalla loro sovrapposizione, dalla loro interferenza, origina l'immagine olografica. Ho detto sempre lastra fotografica e non schermo, per esempio. Il motivo è che per registrare informazioni sull'ologramma è necessaria una risoluzione spaziale che sia inferiore, quindi una maggiore, diciamo, precisione. Una precisione maggiore di metà della lunghezza d'onda della luce, l'andamento. Siccome la luce che si impiega è luce visibile, quindi una lunghezza d'onda che va da 380 a 750 nanometri, mezza lunghezza d'onda è va tra i 190, se non sbaglio, se non ho fatto male i conti, e 375 nanometri, quindi molto piccola. Si parla di centinaia di nanometri, quindi non bastano, per esempio, degli splay ottici, servono delle lastre fotografiche. Le lastre fotografiche usano dei sali d'argento, delle emulsioni di sali d'argento che si impressionano con l'intensità della luce e creano delle striscioline più scure laddove la luce è più intensa. Questo crea sulla lastra fotografica un reticolo di diffrazione. Il reticolo di diffrazione è come dire, anche lì uno strumento fisico, si impiega nell'ottica, costituito da una serie di diciamo così, di linee che hanno una distanza molto piccola, paragonabile a quella della lunghezza d'onda, e che vengono generati appunto dalla sovrapposizione di onde, quindi dall'interferenza di onde, e sono in grado di creare creare la diffrazione della luce. Se voi inviate una luce costituita da diverse lunghezze d'onda su questo reticolo, quello la scompone nelle sue diverse componenti. Questo funge come un prisma, funziona da prisma. Dopodiché, l'olografia fu concepita originariamente da Gabor, che è l'autore di questa tecnica, però in un setup diverso da quello che vi mostrerò. L'interferenza realizzata da Gabor era unilineare, uniassiale, diciamo così, in modo tale che l'oggetto di cui si voleva realizzare l'ologramma, la sorgente e la lastra fotografica erano allineati. Questo limitava sia la risoluzione dell'immagine, sia diciamo, la scelta di oggetti che fossero semitrasparenti, perché la luce doveva poter attraversare l'oggetto. Questa tecnica fu poi migliorata in seguito, quindi una decina d'anni dopo, comunque decennio successivo, da altri autori che realizzarono la olografia fuori asse. In questo modo era possibile sia ottenere una diversa, diciamo, risoluzione nell'immagine e sia impressionare, diciamo così, fotografare oggetti che non fossero trasparenti, quindi che fossero opachi. Adesso vi mostrerò il setup realizzato nella olografia fuori asse. Vi mostrerò anche un'immagine di un ologramma che realizzai a suo tempo, ai tempi dell'università, nel laboratorio di ottica quantistica. Questa immagine è stata ripresa con un metodo che si chiama della lampada spettrale, che decompone appunto la luce proveniente appunto da una lampada in diverse frequenze, quindi in diversi colori, a causa del fatto che appunto l'ologramma si comporta come un reticolo di diffrazione. Del setup per realizzare l'olografia fuori asse. C'è un laser, una luce laser che viene impiegata per via della sua coerenza. Come ho già parlato, ho discusso l'importanza della coerenza della luce in questo tipo di esperimenti. La luce viene divisa da un beam splitter in due fasci, uno molto più intenso, qui si dice che al 95% dell'intensità, e che viene indirizzato sull'oggetto, il quale poi diffonde la luce, una parte della quale raggiunge, la lastra fotografica. L'altra parte del fascio, meno intensa, viene deflessa da uno specchio e diretta direttamente sulla lastra fotografica. Il risultato è che i due fasci luminosi si sovrappongono e danno origine all'immagine olografica. Essendo questa realizzazione fuori asse, questo dà origine a due immagini diverse, un'immagine reale e un'immagine virtuale.
che vi mostrerò poi in alcuni calcoli, corrispondono all'ampiezza originale della luce che colpisce l'oggetto e alla sua complessa coniugata. Queste, nella olografia originaria di Gabor, erano sovrapposte, non erano possibile distinguerle perché era in asse. Nell'olografia fuori asse queste due immagini compaiono sotto angoli diversi e quindi è possibile distinguerle. Quest'altra immagine mostra l'ologramma di un soldatino, che è lo stesso oggetto che ho mostrato in quell'immagine precedente, che realizzai ai tempi del laboratorio di ottica quantistica, e l'immagine è, come vedete, composta da varie frequenze perché l'immagine veniva illuminata da una lampada che componeva, cioè che era composta da diverse frequenze, quindi diverse lunghezze d'onda. L'immagine olografica si comporta come un reticolo di diffrazione che scompone la luce nelle diverse frequenze e questa viene deflessa in diversi angoli e quindi è possibile distinguere immagini diverse con diverse frequenze sotto diverse angolazioni. Come ultimissima cosa vi mostro l'articolo originale di Gabor del 1948 dove illustra il principio appunto dell'olografia secondo la sua tecnica in asse. L'articolo si chiama A New Microscopic Principle, in quanto nelle sue intenzioni questa era una tecnica che permetteva di ottenere immagini microscopiche, quindi di oggetti microscopici, con maggiore risoluzione. Nella sua concezione bisognava adoperare fasci elettronici che permettono di risolvere dettagli su distanze molto piccole. Il suo principio consiste in questo: c'è cioè un fascio elettronico, che può essere anche un fascio luminoso, che viene fatto con collimare in un punto, dopodiché diverge con un certo cono di apertura. Un oggetto viene posto sul cammino della luce o del fascio elettronico e questo genera un fronte secondario. Il fronte primario originale e quello secondario poi si sovrappongono su uno schermo o una lastra fotografica e creano una figura di interferenza. Sottolinea come l'immagine che si crea registra l'informazione sulla fase dell'onda e quindi è possibile ricostruire eventualmente la forma tridimensionale dell'oggetto che abbiamo rappresentato. Mostra poi come questo si possa effettivamente realizzare usando della luce, quindi anziché un fascio elettronico, e come bersaglio, come oggetto, seleziona questa scritta che riporta i nomi di Huygens, Young e Fresnel in modo significativo e mostra come l'immagine olografica permetta di distinguere alcuni dettagli dell'immagine originale, sebbene ci siano delle distorsioni in certi posti. Fa notare anche come per ricostruire l'immagine originale bisogna illuminare l'ologramma con un fascio che sia uguale, identico al fascio di riferimento, per appunto ricostruire le immagini reale e immaginaria. Fa notare come le immagini reale e virtuale, scusate, nella sua setup non sono distinguibili perché sono sovrapposte. E infine, fa notare come questa tecnica elettronica potrebbe permettere di ottenere migliore risoluzione, appunto, nelle immagini microscopiche, e oltretutto permetterebbe di ricostruire anche eventualmente la forma 3D dell'oggetto. E con questo, quindi, concludo questo lunghissimo video sulla interferenza, interferometria, applicazione di questo principio e spero di essere stato chiaro, di avervi spiegato le cose nella maniera più comprensibile possibile. Vi ho dato tante informazioni, vi ho mostrato tanti esempi. Interferometria è una tecnica che viene usata larghissimamente in fisica, come avete visto, ci sono tante applicazioni, io qua ho selezionato quelle che ritenevo più interessanti, più importanti. Con questo chiudo questo argomento, il prossimo video, che sarà l'ultimo, presumo, della serie sulla natura della luce, sarà dedicato alla questione dei fotoni, quindi quanti di luce, l'elettrodinamica quantistica agli stati coerenti, ma non so quando lo realizzerò perché mi richiederà un po' di tempo e quindi si vedrà quando quest'ultimo video vedrà la luce, appunto. E con questo vi saluto e arrivederci al prossimo video. Ciao ciao!